11 nuovi autobus per circolare nel centro antico della città sono in funzione da mercoledì scorso e dedicati al transito nelle zone a traffico limitato per migliorare la mobilità di cittadini e turisti. Lunghi 6 metri e a basso impatto ambientale, i nuovi veicoli collegheranno i principali itinerari d'arte e cultura, servendo 4 linee urbane dedicate esclusivamente al centro storico. Alla C1 e C52 si aggiungono infatti le linee 1 ed 2 che completano il collegamento e l'interscambio con le stazioni metropolitane. È importante, a parte il rafforzamento per le festività, questi 11 minibus ecologici importanti per il centro storico, i primi segnali del miglioramento complessivo della situazione economica del comune e della società partecipata ANM. Vogliamo che tutti possano usufruire della nostra città lasciando a casa l'auto. I mezzi continueranno il loro servizio nella zona del centro antico, verranno ripristinati i percorsi storici delle 1, delle 2, ora modificati per la gran folla che occupa le strade, ma il servizio sarà assicurato in maniera continuativa. I nuovi minibus sono facilmente manovrabili e hanno una capienza di 11 posti a sedere e 22 complessivi. Garantiscono inoltre massimo comfort grazie agli allestimenti moderni e ad una ricca dotazione di bordo. Sono stati acquistati con i fondi del grande progetto Centro Storico UNESCO per un investimento complessivo di 1 milione di euro. Ci auguriamo che ci siano le risorse per rinnovare il nostro parco rotabile, che dovrà essere adeguato alle vie di questa città.